zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma allora sinalo. Davide! E qui è commovente, Filomena. E Simona. Simona. Per amare il Signore ti deve annientare. Il tuo io non deve esistere. Signore, se tu vuoi, Signore, se tu credi, Signore, dammi la forza di poter fare tanto, se questo non è la tua volontà. Gesù Cristo è morto in croce per liberarci dai peccati. Tu? Io farò porno, prenderò cazzi fino alla fine per liberarvi dagli istinti sessuali. Ma Dio santo! Alla fine, uride che lo stronzo lo mago dal messer tutto. Ma faccio cazzo. Cruciani, hanno giurato, bella storia, adesso tiriamo l'acqua. Via tutti i leccaculo che ieri sera schiumavano dalla rabbia, via! Tiriamo l'acqua a spazzettino e si pulisce il water! Una delle prime cose da fare con il governo giallo-verde è fare un repulisti dalla TV dei rimasugli di quegli intellettuali del 68 alla Mughini, alla Parenzo, a quei personaggetti lì che girano e criticano e disprezzano gli operai, disprezzano la gente comune, disprezzano le casalinghe, disprezzano il popolo in pratica, loro difendevano l'elite. Bene, spero che adesso arrivi un repulisti della TV e questi schifosi se ne restino a casa e non prendano più la marchetta per andare a sparare cagate alla TV. Spero veramente che venga fatta pulizia su questo. Guardate, prendiamo l'occasione e facciamo pulizia di questa gentaglia. Todo cambia. Ci siamo, David, ci siamo. Eccoci qui, arriva la valanga. Nasce il primo governo nobile della storia, un governo Conte, no? Quindi un governo nobile. Del cazzo. Nobile, una battuta ridicola. Spero che tu non ci abbia pensato a questa battuta. Sia venuta male adesso, almeno no, questo. Non è una battuta, un governo nobile con... Ma non mi pare un governo nobile, guarda. Con professori universitari. Certamente. Ex...